Senti, Narciso, senti. Non potete farmi questo. Mi godi rito! Dal Casone Narciso, via Ospedale Vecchio. Ho 85 anni, io 85 anni. Bombay. Ci saranno pochi che mi scrive. Tommaso. Tommaso. Quello che è scappato 20 anni fa e non si era più saputo niente. Papà. Questa è una. Questo è Nora, tuo nipote Nora. È inaccettabile equiparare una musulmana a noi donne cristiane. Allora? Loro due non sono sposati, è il bambino nemmeno battezzato, a parte il fatto che sono neri, ma proprio neri. Domani? Ti va bene domani? Come te. Mi portasse su Nane? Sì, sì Nane, sì. Io non sono stato nero mai. Amici. Friends. Almeno nella pelle che. Se fai il muro scappano. Così diversa ma negli occhi miei. Com'è che tanto nero c'è. Si fa presente che nel nostro paese da qualche mese risiede una donna extracomunitaria. Tale presenza non è gradita alla popolazione in quanto reca pregiudizio alla vita e al buon nome del paese. Pertanto si chiede di intervenire a termini di legge. Il nome del padre. Occhi stretti non ho avuto mai. Te vedo strano da qualche. Ma sono. Allora! Perché non vi sposate subito? In questo modo la madre e il bambino diventano cittadini italiani a tutti gli effetti e la cosa finisce là. Ci troviamo davanti a fatti che possono risultare dannosi per la nostra gente. Tu non ci sei, puoi tra. E pensavo che indiani che avesse la pelle rossa. Pronto, nonno Ciso? Perché tu fai parte. Il papà forse non torna questa sera. Caro padre. Ancora una volta sono a chiedervi perdono, ma questa volta non ne ho colpa. Ho deciso di sparire una seconda volta, questa volta per sempre. Sapevo che non dovevo fidarmi di te. Tu hai distrutto la nostra vita! Tutto! Come te. Belle rosse. Sì, vedi, mi sembra un costello. Perdonami, non capivo più niente. Sempre preoccuparsi per gli altri prima che per se stessi. E continuo a guardarmi ed io mi accorgo che tu non ci sei. Poi tra la gente molto resti, probabilmente resti della grande perché tu fai parte. Perché tu fai parte di ogni parte di me. Bravo Nur, ricorda sempre dietro a cannoni, davanti a muli. Sì. Fai parte di me. Dì la verità. A Bombay non avevi mai visto un spettacolo come questo. Somigli proprio a me.